Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute a questo webinar in cui illustreremo quello che è il seminario specialistico sul giornalismo interculturale e videogiornalismo europeo tenuto da Maurizio Corte e Alessio Pisanò. Si inserisce nel master di competenze interculturali e gestione dei conflitti, ma non è aperto solo agli iscritti al percorso formativo, ma anche agli studenti esterni, che possono iscriversi tramite un modulo che potete richiedere alla mail centro.interculturale@ateneo.univr.it. Le iscrizioni sono aperte e quindi vi invitiamo a presentare la vostra domanda di partecipazione appena possibile. Il seminario si terrà interamente online in autunno, le date sono 7, 8 e 9 ottobre. Il giorno 7 è prevista la lezione del professor Corte, il giorno 8 di Alessio Pisanò e il giorno 9 concluderà di nuovo il professor Maurizio Corte. Lascio a loro la parola in modo tale che possano illustrare gli obiettivi e anche, perché no, gli sbocchi professionali o cosa può portare di utile nella professione questo seminario specialistico. Bene, comincio io, comincio condividendo delle slide poche, ma comunque che servono insomma, per capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Allora, gli argomenti, poi lascio al collega Alessio Pisanò la parte sul videogiornalismo europeo che è particolarmente importante, anzi ringrazio Alessio perché la sua partecipazione è già qualche anno, è particolarmente importante, qualificata e ci cala in una realtà di grande attualità. C'è nell'ambito di queste 3 giornate, che non sono solo 3 giornate, poi vi spiego perché, il discorso è sul giornalismo interculturale, sulle media relations, quindi ufficio stampa sostanzialmente, ma avremo anche una parentesi sui social media attraverso la collaborazione di una nostra segnista di ricerca, che è anche tutor del master, che è Elena Guerra, e appunto Alessio Pisanò con il videogiornalismo europeo. Il corso è parte del Master Intercultural Competence and Management, che è una ventina d'anni che organizziamo come centro studi interculturali all'Università degli Studi di Verona. È dedicato questo corso alla memoria di Michelangelo Bellinetti, che è un giornalista professionista a cui devo molto perché avevo una grande visione strategica anche per quanto riguarda il giornalismo e che è poi anche all'interno insomma, del libro di cui poi vi faccio cenno. Perché il corso è aperto non solo agli iscritti al master, ma vuole essere un corso, un modulo con assegnazione dei crediti universitari, 4 CFU, 4 crediti di formazione universitaria, aperti anche all'esterno. Perché innanzitutto e per chi un corso sui media in un'ottica interculturale? Beh, innanzitutto per padroneggiare le tecniche di comunicazione multimediale su più piattaforme. Naturalmente noi forniremo una preparazione di base perché in 3 giorni e con il materiale che mandiamo prima e con eventualmente esperienze che si fanno dopo, non è possibile pensare di fornire una competenza che si crea nel corso degli anni, ma come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera, e quindi avere un approccio corretto, un approccio particolarmente delineato è già un passo molto in avanti. Poi perché? Perché nelle situazioni di crisi, di conflitto, l'abbiamo visto col discorso della pandemia. Ma non ce n'era bisogno, chi si occupa di media lo sa anche prima, ma anche per quanto riguarda il discorso del conflitto attuale, che poi i conflitti ci sono da sempre, ahimè, ma comunque quello che ci tocca molto molto da vicino, le situazioni di crisi, di conflitto, la comunicazione è fondamentale e porta risultati concreti ed è importante esserci. Io credo che tutti noi abbiamo compreso, se mai ce n'era bisogno, abbiamo toccato con mano, ecco, meglio, a livello pratico, che cosa significhi il rispetto alla verità sostanziale dei fatti, la propaganda, la manipolazione o anche semplicemente il proporre un certo frame, un certo codice
interpretativa anziché un'altra. E quindi è importante essere presenti nel dibattito, e per essere presenti nel dibattito ovviamente bisogna saper comunicare. Appunto, l'altro perché è per avere delle competenze comunicative che sono utili in tutti i campi professionali. Perché che si operi in un ambito non profit o anche nell'ambito profit, un'impresa o un'istituzione pubblica, conoscere le tecniche fondamentali di comunicazione è importante per raggiungere gli obiettivi di quelli che sono il nostro lavoro, i nostri impegni. Per chi è? Allora, per chi lavora nelle imprese, sia profit che non profit, in modo da contare nell'arena pubblica. Perché se noi conosciamo la logica dei media e come si comunica, possiamo farci sentire. Magari ci ascolteranno per un pezzettino, però riusciamo a farci sentire, altrimenti siamo in silenzio. Poi è importante per chi vuole intraprendere una professione legata alla comunicazione. E qui il giornalismo, a parte che non parleremo solo di giornalismo, ma sarà il giro, ma il giornalismo è un nucleo fondamentale, è come costruire un edificio, e il giornalismo rappresenta le fondamenta, senza le quali l'edificio fa fatica a stare in piedi. Io, come tanti di noi, ricevo email, newsletter e li sgamo subito, quelli che hanno una formazione giornalistica alle spalle e quelli no. Ma è utile anche nel marketing, nel social media management, nelle relazioni pubbliche, il fatto di avere un certo tipo di impronta che in questo corso possiamo dare. E poi per chi vuole rinforzare il proprio curriculum con una competenza che è spendibile subito. Vi porto l'esempio per dire un mondo che sembra distante, mentre è vicinissimo, quello dell'editoria. Qualche giorno fa una mia bravissima laureata ha fatto una tesi su come i media hanno rappresentato il rapimento Moro, tra l'altro uscirà a breve una serie TV di Marco Bellocchio sul caso Moro. Lei lavora per una società editrice e il suo datore di lavoro, intanto hanno produzioni particolarmente di pregio, era indifferente ai social, alla comunicazione, perché lui fa l'editore, ha anche una stamperia, quindi, e grazie alla sua competenza, al suo impegno, è riuscita a dimostrare quanto sia importante la comunicazione, perché i libri non si vendono da soli, ovviamente. Questo parlo dei libri, se poi ci allarghiamo al resto, comprendiamo quanto sia importante conoscere, anche se si fa un altro lavoro, conoscere le tecniche di comunicazione. Quali sono gli obiettivi di questo corso universitario che, ricordo appunto, assegna dei crediti universitari per chi ha i titoli, cioè almeno una laurea triennale per accedere, possono accedere come uditori anche chi non ha un titolo universitario, in questo caso ottiene un certificato di frequenza che comunque è sempre una cosa importante. Allora, partiamo ovviamente dall'approccio interculturale, quindi le basi teoriche e pratiche per trattare le notizie, le informazioni nel rispetto della diversità culturale, che, come ci ricorda il nostro direttore del Master, il professor Portera, non è solo il fatto italiano-straniero di un'etnia o di un'altra, una religione o di un'altra, ma anche diverso orientamento sessuale, diverso genere, diversa condizione sociale ed economica. Quindi con la diversità comunque ci dobbiamo misurare. Poi fornire anche le tecniche di comunicazione degli uffici stampa online. Io proprio stamattina ho visto un comunicato stampa e vedo subito i comunicati stampa se qualcuno ha una formazione oppure se è improvvisato. E vi parlo di persone che lavorano in uffici stampa di particolare importanza. Cioè, voglio dire, gente che lavora con Netflix, per dire, no? Io resto lì. È perché, vabbè, sono giornalista, noi giornalisti siamo abituati a tutte le situazioni, per cui vai a giocare nel fango, vai a giocare nel fango, no, non è un problema. Però non è il modo migliore di comunicare. Certo, se comunichi per conto di Netflix ti ascoltano, ma se tu hai una piccola realtà è importante conoscere tecniche di comunicazione. Così come l'importanza dei social media, e qui mi avvarò della collaborazione dello spazio della collega Elena Guerra, che è un eccellente curriculum, fra l'altro, e dirige anche un magazine online. Un giornalismo attraverso social media, che sappiamo specialmente su alcuni social, penso a Facebook, ma non solo, che svolge un ruolo di peace building anziché di alimento ai conflitti, perché
i social, come la comunicazione, possono contribuire a un discorso di composizione dei conflitti, o comunque gestione dei conflitti, oppure di loro alimentazione. E infine, poi ve ne parlerà il collega Alessio Pisano, il discorso del videogiornalismo e dei temi dell'Unione Europea. Qual è, alla fine del corso, chi frequenta, gli allievi o le allieve che frequentano questo corso, che cosa sapranno fare? Saranno in grado di diffondere con efficacia dei messaggi rivolti ai media, e questo non è poco. Il fatto di avere delle basi, sottolineo, delle basi di tecnica giornalistica su cui costruire una professionalità, più sul piano comunicativo, più sul piano del marketing, delle relazioni pubbliche o del giornalismo, non ha importanza, ma l'importante è il fatto di avere delle basi. E poi, cosa non meno importante, anzi direi che come cittadini, oltre come professionisti, è fondamentale il saper leggere con senso critico i contenuti dei media, andando oltre la mera lettura ingenua. Stamattina io ho visto, adesso mi devo trattenere, ma stamattina ho letto un articolo sul 25 aprile col collegamento con la guerra, eccetera, e il fatto di avere un certo tipo di formazione, di preparazione, di capacità interpretativa del linguaggio dei media mi ha consentito subito di interpretarlo e di dire lo leggo in un modo o lo leggo in un altro. Ecco, io, pur condividendo il contenuto di questo articolo, che potete immaginare da quale parte stesse, essere questa la parte giusta, cioè dalla parte della resistenza, dalla parte della battaglia contro i totalitarismi di qualsiasi genere e natura, anche quelli democratici, tra parentesi, però non ha comunicato in modo giusto. Era mera propaganda, discorsi vacui, non centrali, non concreti. Ecco, è importante saper comunicare, perché anche quando stai dalla parte giusta, è la cosa che distingui l'invasore da chi invade, distingui anche le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro, e ti metti anche in una posizione anche scomoda di terzietà su alcune questioni, però dobbiamo saperlo fare nel modo giusto. E paradossalmente, anche quando stai da una parte oppure stai da quell'altra, se sai svolgere la tua funzione di comunicazione, riesci a svolgere un ruolo di mediazione, nel senso che tu dici: io sto da questa parte, però considero anche l'alterità, questo è l'approccio interculturale, e quindi nel momento in cui perro le ragioni di una parte, tengo conto anche dell'altra, se voglio arrivare a una composizione, se voglio fare l'ufficio propaganda, beh, allora questo non è il nostro caso, ovviamente. Come ho organizzato il corso? Vi è allora una parte di didattica con testi, materiale multimediale, audio, video e testi che vi mandiamo, che forniamo in anticipo via email, un mese prima circa, perché la parte teorica, ovviamente, visto che insomma si tratta di persone che hanno un titolo di studio, comunque sono abituate a studiare, non è il caso di utilizzare in quelle ore che ci si vede online. Quindi ci si prepara prima, anche perché è un materiale che è utile poi per quello che uno vuole fare nella comunicazione. Quindi una parte teorica sulle tecniche giornalistiche, l'ufficio stampa online, social media e il videogiornalismo europeo. E poi ve la parte online, in diretta su Zoom, venerdì, sabato e domenica. Abbiamo scelto questi tre giorni per andare incontro ovviamente a chi lavora, con orario dalle 10 alle 13, una pausa 15:30, 18:30, in modo da, poi con una pausa in mezzo in modo da non appesantire eccessivamente, dove si cerca soprattutto ovviamente di andare a fare delle esercitazioni, a fare un'attività in concreto anche con delle interazioni. Il venerdì 7 e la domenica 9 ci sono io con il giornalismo interculturale, i social media e gli uffici stampa, mentre invece il sabato è per il collega Alessio Pisano con il videogiornalismo europeo. Come dicevo, un mese prima l'invio dei materiali multimediali per la parte teorica e poi le lezioni online su Zoom, il taglio pratico quando ci vediamo online. Quindi il fatto di preparare delle esercitazioni, per esempio, poi ciascuno, sia io che il collega Pisano, ci organizziamo secondo quelli che sono i nostri programmi concreti, insomma, che forniamo al momento, ma magari nella pausa ci può essere la richiesta di fare un'esercitazione, oppure
la si fa sul momento, lì si vede a seconda anche del tema. La cosa interessante del giornalismo, della comunicazione, è la sua malleabilità e anche la sua flessibilità, perché è importante per chi fa comunicazione il discorso della flessibilità. Esercitazioni, poi anche il discorso di interazione, di confronto, quindi, ma anche di analisi critica, di proposte, di casi concreti. Poi la cosa importante è che comunque potete rimanere in contatto con noi, nel senso che, per quanto mi riguarda, chi è interessato può fare delle esercitazioni ulteriori, degli approfondimenti oltre il corso, se vuole fare anche delle collaborazioni con qualche magazine, con qualche giornale online, previa preparazione ovviamente, sono disponibile. Poi chi dei miei ex allievi e allieve lo sa, chi si trova, per esempio, mi capita con qualche mia laureata o laureato che a distanza anche di qualche tempo mi scrive e mi dice: ma ho questa situazione, che consiglio mi dà su questa cosa? Io ci sono sempre, insomma. Per quanto riguarda il collega Alessio Pisano, lui dà la possibilità di fare dei tirocini, ma comunque ve ne parlerà lui quando vi illustrerà il suo corso. Per quanto riguarda nel dettaglio, poi potete andare anche sul sito del Centro Studi Interculturali csi.univr.it, csi.univr.it, dove c'è anche la pagina sul nostro master, la pagina sul blog, dove c'è l'articolo con il dettaglio del programma. Allora, per quanto riguarda la parte che mi riguarda, il giornalismo interculturale, certamente una parte di tecnica del giornalismo, come si seleziona e si scrive una notizia, il giornalismo interculturale, come si scrivono notizie e articoli nel rispetto della diversità culturale, che non è una cosa facile, perché appunto la diversità, tanto per parlarci chiaro, è anche Ucraina e Russia, non è solo... sarebbe troppo facile io italiano, tu africano, tu parlare, io ascoltare, o tu ascoltare, io parlare, no, è qualcosa di più complesso, e anzi è qualcosa di più complesso addirittura all'interno di una stessa comunità. Io di una certa generazione che parlo di un'altra generazione, io porto sempre l'esempio, per esempio, del fatto che i giornali, fateci caso, molto spesso parlano dei giovani, parlando di mini gang, cose di questo genere. Si sono mai occupati delle problematiche giovanili? Assai poco. Vedo che l'ANSA recentemente comincia a occuparsi di qualcosa di più serio. Quindi il tema della diversità culturale è un tema di grande attualità e che non tocca solo le macro situazioni, ma anche le situazioni più concrete, più vicine a noi. Poi il discorso degli uffici stampa, questo è particolarmente importante. Come si fa ufficio stampa, o meglio, perché come si fa ufficio stampa è un lavoro complesso che riguarda i capi uffici stampa e situazioni che richiedono tempo, ovviamente, ma già saper scrivere un comunicato stampa e saperlo diffondere, o perlomeno avere le basi, non sarebbe male, perché poi magari riuscireste a scrivere anche qualche comunicato meglio di qualche ufficio stampa che conosco io di aziende importanti. L'ufficio stampa per il digitale, naturalmente, anche qualche cenno su come scrivere, che poi bastano i fondamentali, non è che occorra necessariamente entrare nei dettagli sul web writing, e anche su come fare blogging in modo professionale, l'ho chiamato business blogging, in un'ottica interculturale. Poi il discorso dei social media, qui mi affiderò alla collega Elena Guerra, che farà una panoramica dei social media più importanti per il giornalismo, segnatamente Facebook, Twitter e Instagram. E poi come i social media possono essere al servizio del dialogo interculturale e della gestione dei conflitti, perché c'è assolutamente bisogno di fare davvero, con la R maiuscola stavolta, resistenza, ma anche un gioco d'attacco, nel senso nobile del termine, nel senso di portare la palla a rete, così c'è nel calcio, non per offendere qualcuno, ma per un qualche buon motivo, cioè per creare una situazione di dialogo, di confronto e di gestione dei conflitti, anziché di loro esasperazione. I vantaggi di questo corso, li riassumo, li ho accennati all'inizio: saper comunicare la propria professione, attività o impresa. Io credo che nessuno, dalla gelateria all'angolo fino alla grande azienda, fino alla grande istituzione, possa fare a meno di saper comunicare bene. E la pandemia
e se c'era bisogno anche il conflitto attuale, per altri aspetti peraltro, la pandemia soprattutto ci ha dimostrato come sia difficile comunicare e come non si sappia comunicare. E vi posso assicurare che nel nostro paese, perché li ho conosciuti, li conosco, ci sono degli eccellenti professionisti della comunicazione. Io non so a chi si siano affidati quelli che hanno comunicato sulla pandemia, sta di fatto che non si è comunicato molto spesso bene. Non è facile, non è facile nelle comunicazioni di emergenza comunicare, però certamente la comunicazione l'abbiamo visto con l'esperienza della pandemia e lo vediamo, ci tocca da vicino, nel piccolo come anche nel grande. Nessuno può sentirsi escluso, diciamo. Poi il saper fare, quindi saper comunicare la propria professione, attività o impresa, profit o non profit, il saper fare comunicazione digitale con una tecnica di scrittura e di comunicazione che sia efficace. E qui l'approccio interculturale è fondamentale. È fondamentale perché io da anni seguo, sono in community internazionali dove si parla di web marketing. Una volta pensavo che il marketing fosse il diavolo rispetto al giornalismo, non è così, il marketing con la M maiuscola, e si sottolinea, gli argomenti sottolineano, è per esempio, poi in Italia arrivano sempre qualche anno dopo, uno dei grandi comunicatori che conosco, con cui sono stato in contatto, parla di human-centered communication, pensate un po'. Gli americani che vengono a insegnare a noi l'umanesimo, noi che siamo la patria dell'umanesimo, l'Europa e l'Italia, nella comunicazione. E quindi è un qualche cosa di fondamentale l'approccio interculturale, perché l'approccio interculturale significa partire dall'ascolto, significa attenzione, significa avere consapevolezza di quello che si fa, di come si comunica e delle tecniche migliori, non per manipolare l'altro, ma per cercare l'incontro con l'altro. E poi, certo, il fatto di migliorare il proprio curriculum professionale, con le competenze della comunicazione multimediale interculturale. Che poi, attenzione, questo non significa che saremo capiti quando ci troviamo a fare comunicazione in una qualche organizzazione. Perché la comunicazione, specialmente chi non la conosce o chi pensa di saperla fare, anche se non è la sua professione, desta certo un certo sospetto, uno resta sempre un po' così. La mia laureata che vi dicevo prima ha faticato un tot a far capire al suo datore di lavoro, un editore, quanto fosse importante comunicare attraverso i social. Per lui non erano importanti. Ma avere questo tipo di professionalità in punta di piedi e nel modo giusto significa portare un valore aggiunto che poi, come una semina, dà dei frutti importanti. Poi voglio concludere questa presentazione con Tommaso Besozzi, il più grande cronista di Nera che io amo sempre ricordare, che è quello dell'orgoglio di fare una comunicazione, un giornalismo scomodo. E Tommaso Besozzi, per chi non lo conosce, andate a cercarlo su internet, perché ci sarebbe da parlare per parecchio tempo, ma è colui che dava uno sguardo inedito, particolare alla realtà, guardando all'efficacia, guardando alla verità sostanziale dei fatti. E poi, vabbè, Michelangelo Benedetti, che mi ha insegnato, che è stato il nostro docente anche all'università per anni, che mi ha insegnato l'orgoglio di un giornalismo di qualità. Poi, per chi, naturalmente, per le informazioni, il Centro Studi Interculturali, che vi ha ricordato prima a Cristina Martini, comunque sul sito trovate tutti i riferimenti, CSI, vi ricordo il sito csi.univr.it, io e la mia email è quella maurizio.corti@univr.it, poi il mio sito web e anche per chi vuole contattarmi via LinkedIn. Bene, io ho concluso la mia presentazione. Cristina, ti ripasso la palla. Grazie Maurizio, io do la parola subito al giornalista Alessio Pisanò. Prego. Grazie Cristina e grazie Maurizio. Sentite, cercherò di fare una presentazione concisa e il più esaustiva possibile di quello che posso offrire nel contesto, insomma, di questo corso. Brevemente chi sono? Sono un giornalista italiano a Bruxelles oramai da 15 anni,
ovviamente mi occupo di politiche europee, quindi cronaca di tutto quello che succede e viene detto a Bruxelles su fatti di attualità a 360 gradi oramai. E nel corso degli anni ho, come dire, strutturato la mia attività fino a creare una, essendomi specializzato nella comunicazione per immagini, quindi nel giornalismo audiovisivo, ho creato insomma una società di produzione audiovisiva che produce tante news, soprattutto news, quindi televisione, agenzie, siti internet e tanto altro. E fa anche comunque poi comunicazione, quindi streaming, comunicazione integrata, comunicazione sui social, eccetera, eccetera. Ho la fortuna di avere insomma qualche valido collaboratore, che tra l'altro siamo 4-5 e sono tutti i miei ex stagisti, la maggior parte tra l'altro. Proprio di Verona, o perlomeno insomma che hanno fatto i loro studi a Verona e che poi hanno deciso di rimanere a Bruxelles, insomma, a lavorare insieme a me. Allora, perché Bruxelles? Ricordo quando feci l'esame da giornalista professionista, la prima domanda dalla giuria, ricordo come insomma se fosse ieri, un membro della giuria insomma, mi guardò. Vedendo che lavoravo e vivo a Bruxelles, mi disse: insomma, lei si occupa di esteri. E lì purtroppo ebbi l'incoscienza, forse cioè, dal mio punto di vista, diciamo, l'ingenuità, però si rivelò insomma, incosciente come battuta di rispondergli: no, non esattamente. Insomma, Bruxelles non è una parte di esteri, insomma, non è un'informazione che riguarda gli affari esteri, bensì una parte un po' particolare della politica interna, in quanto qualsiasi cosa insomma succede in Italia ha sempre un effetto o una risposta o una ricaduta europea. I ministri italiani vengono a Bruxelles un giorno sì, un giorno no, ci sono oltre 70 eurodeputati italiani. Questa settimana, fatalità, c'è stata la sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, quindi l'istituzione che raccoglie appunto i rappresentanti locali, regionali, sindaci, presidenti di regione, assessori, eccetera, eccetera. Quindi insomma la politica italiana è tanta e quindi insomma risposi questo, ma insomma poi il collega non l'ha prese molto bene, infatti diciamo l'esame cominciò in salita. Fortunatamente insomma poi me la cavai e ottenni il tesserino da giornalista professionista. Vabbè. Tornando insomma a Bruxelles, come sicuramente sapete, quanto insomma siete delle persone adulte che sono sicuro si informano nella norma, se non oltre la norma, qualsiasi cosa purtroppo, soprattutto grave, brutta, che succede ha subito come dire, una ricaduta insomma su Bruxelles. Bruxelles ci mette sempre lo zampino, diciamola così. Ultimamente, ovviamente, con la guerra in Ucraina, che ha allungato le nostre giornate lavorative, tant'è che sono ancora all'interno del Parlamento europeo, proprio perché insomma, in teoria devo ancora finire di lavorare, e negli ultimi giorni insomma, è stata un po' la norma. Emergenza Covid. Iter dei vaccini, il Green Pass, la gestione della pandemia, eccetera, eccetera. Ovviamente sono a Bruxelles in prima linea. Prima di questo, le varie leggi di stabilità italiane, i cambi di governo, le elezioni. Insomma, Bruxelles è diventato ormai, nel bene e nel male, una capitale europea che. Non so, possiamo definirla la seconda capitale italiana anche, nel senso la politica italiana viene decisa ormai a Roma e a Bruxelles, insomma, a partire dalle misure economiche che poi alla fine sono, come dire, segnano i destini dei vari governi, insomma, devono essere approvate a Bruxelles, le grandi emergenze si guarda subito a Bruxelles, le crisi migratorie, ne ha parlato prima il professor Corte, si tira in ballo Bruxelles sempre. Aiuti che arrivano, aiuti che non arrivano, la politica agricola comune, il mercato interno, insomma, Bruxelles è oramai sulle prime pagine di tutti i giornali, di tutti i telegiornali, perché c'è la notizia, perché insomma il
ruolo di questa città e delle istituzioni che ovviamente sono qui per la maggior parte, è centrale. Dal mio punto di vista riscontro purtroppo chiamiamola com'è, ignoranza del funzionamento europeo. Se può rincuorarci leggermente, non è una cosa assolutamente soltanto italiana, ma si riscontra in tutti i paesi. Le cause sono varie ed eventuali, insomma non è questo il luogo per enunciarle, però brevemente sicuramente il sistema scolastico, ma anche insomma la scuola dell'obbligo che limita la informazione, però insomma i moduli sull'Unione Europea, qualche piccola, come dire, lezioncina delle ore di storia piuttosto che di educazione civica, percorsi universitari che a meno che non siano iper specializzati in diritto europeo non se ne occupano. Purtroppo un'informazione, questo si tiriamo in ballo anche la nostra categoria giornalistica, che molto spesso tratta l'Europa con superficialità, molto spesso parla di Europa o scrive di Europa chi magari è un bravissimo professionista in altri campi, però di Europa ne sa molto poco, e quindi ecco sugli errori, ecco le inesattezze e purtroppo poi le fake news anche, insomma, poi degenerano in vere e proprie fake news. E poi ovviamente, insomma, dobbiamo dire anche questo, una classe politica italiana che a tutti i livelli, quindi dal livello più basso del comune a quello regionale a quello nazionale, spesso e volentieri ha sempre utilizzato l'Unione Europea come capro espiatorio perfetto. Qualcosa non va? Colpa dell'Europa. Devo prendere una misura spiacevole, ma che serve? Ce lo chiede l'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché, tornando al oggetto del mio corso, che ovviamente insomma avrà la durata che ha, però cercherò insomma di essere anche in quell'occasione il più esaustivo possibile e sicuramente il più disponibile possibile alle vostre richieste, alle vostre domande, anche magari in canali extra curricolari. Una informazione e una conoscenza di base, ovviamente, cioè non sto pensando ai manuali di diritto, delle leggi, del mercato unico, del funzionamento dell'Unione Europea, però insomma l'ABC di come funzionano le istituzioni europee e l'Unione Europea in generale dovrebbe essere quasi obbligatoria, quindi sapere un attimino cosa fa la Commissione Europea, cosa fa il Parlamento Europeo, ma non in modo nozionistico, insomma, la definizione, no, che a volte purtroppo a scuola ci viene chiesta a memoria, ma concettuale, insomma, perché se si parla di finanziaria si guarda a Bruxelles, cosa sono i parametri di Maastricht e perché sono importanti per noi, cosa può fare l'Unione Europea in ambito sanitario, in ambito di difesa, di politica estera, nel caso insomma appunto della situazione che stiamo vivendo. Ecco, conoscere questo vi permette non soltanto come professionisti della comunicazione, ma anche come cittadini, devo dire, di poter disinnescare tutta una serie di bufale che purtroppo sono quotidiane. Questo mi permetterà, insomma, di vivere una vita, insomma, di godere di una cittadinanza attiva più, come dire, consapevole, di essere dei cittadini più appunto, insomma, consapevole dei propri diritti, dei problemi e di quel del mondo che sta attorno. E tornando al punto di vista della comunicazione, a prescindere poi insomma del come dire del ramo che volete prendere, insomma, sapere ovviamente come funziona l'Unione Europea e le occasioni anche tra l'altro che ci sono dietro questo mondo per quanto riguarda la comunicazione vi agevolerà tantissimo. Faccio una piccola digressione a proposito di opportunità lavorative, perché poi alla fine chi come voi si iscrive a un master lo fa perché ovviamente cerca insomma, un lavoro, un'occupazione, un futuro. All'interno del mondo, diciamo, dell'UE, quindi dell'Unione Europea, le occasioni lavorative sono tantissime. Sappiate tra l'altro che la comunità italiana a Bruxelles è enorme e contrariamente a un passato dove in Belgio venivano tantissimi italiani per lavorare insomma
fare i lavori più umili, quindi insomma le famose mine, le mine insomma di carbone del sud del Belgio, che per decenni interi hanno visto una forte immigrazione italiana, da una ventina, trentina di anni, ha visto invece cambiare questa immigrazione e vedere degli italiani super qualificati, ragazzi e ragazze giovani con lauree, con master, con lingue, con anche altre esperienze interessanti, venire a lavorare proprio a Bruxelles, perché le occasioni, appunto, come vi dicevo, sono tante. In primis all'interno delle istituzioni europee, dove tramite dei concorsi pubblici posso azzardarmi a dire abbastanza trasparenti, insomma, perlomeno da quanto ne sappia io, non ci sono, insomma, sotterfugi o chissà cosa, tant'è che, insomma, tanti miei amici lavorano come funzionari pubblici all'interno delle istituzioni europee e lo hanno fatto in modo, insomma, abbastanza trasparente. E poi c'è tutto un mondo, insomma, professionale attorno alle istituzioni europee che sta lievitando negli ultimi anni. Penso alle associazioni, penso alle lobby, penso agli uffici di rappresentanza di una miriade di enti pubblici, di città, di regioni, di università, di consorzi, di associazioni agroalimentari, piuttosto che di grosse banche, industrie, eccetera, eccetera, che ovviamente deve avere un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Perché? Perché a Bruxelles, bene o male, si decidono, si gettano le basi del 70% delle leggi che poi influiscono direttamente negli ordinamenti nazionali. Quindi qualsiasi, diciamo, azienda, ma anche appunto ente pubblico, ONG, eccetera, eccetera, che vuole influenzare questo processo legislativo deve avere una rappresentanza alla base, a Bruxelles. Ecco perché il quartiere europeo di Bruxelles sta lievitando nel corso degli anni. Io vivo qua da 15-16 anni e ho visto veramente dei palazzi nascere da nulla. Quando parto per le vacanze estive, torno dopo un mesetto e vedo un palazzo insomma, sbucato da nulla, ecco, quindi uffici e tante occasioni professionali. Per quanto riguarda la comunicazione, ovviamente ormai la comunicazione è diventata un aspetto fondamentale di ogni tipo di lavoro, dalla politica alla gestione di enti, di organismi pubblici, alla gestione di uffici privati, aziende, eccetera, eccetera. E quindi ovviamente, insomma, saper utilizzare, e da lì vado velocemente verso la seconda parte del mio modulo, saper utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione, in primis tutto quello che è audiovisivo, quindi insomma produzione di video, di audio, di podcast, e possibilmente, no, saper integrare tutte queste cose all'interno di questi calderoni messi a disposizione dai social media che no, ibridano testo, immagini, foto, per farne, insomma, dei prodotti assolutamente nuovi. È fondamentale che voi vogliate fare giornalisti. Vi confesso che spesso, insomma, dei giornalisti con molta più esperienza di me e qualche anno in più mi confessano che purtroppo si trovano a dover fare i conti con magari con Instagram, che effettivamente, insomma, sembra quasi una sciocchezza, però le redazioni del Corriere della Sera, insomma, chiedono ormai ai propri corrispondenti di fare delle cose anche per Instagram. Non bisogna fare l'errore, come dicevamo, insomma, in precedenti comunicazioni, poi di abbandonare tutta quella che è il savoir-faire professionale, comunicativo, che è la buona scrittura, il saper esporre, argomentare in modo chiaro, conciso, corretto una determinata questione, però bisogna sapere anche poi maneggiare con sapienza i nuovi strumenti di comunicazione. Faccio quindi un ponte, non vorrei, insomma, potrei dire tantissime cose ovviamente su tutto quello che è Bruxelles, poi comunque lascio un po' di spazio alle vostre domande alla fine, per andare alla seconda parte del mio modulo, che è il videogiornalismo, ovviamente sempre europeo, in quanto parliamo sempre di informazione europea. Come vi dicevo, mi sono specializzato nel corso degli anni nella produzione audiovisiva, quindi cercherò per quanto è possibile
nelle ore che ci sono concesse dal nostro modulo, di darvi l'ABC della produzione audiovisiva. Una produzione audiovisiva che sia semplificata, che ovviamente non si può imparare una cosa insomma, che alla base è complessa in poche ore e soprattutto senza un laboratorio vero e proprio, quindi insomma, senza prendere in mano una telecamera, però al contempo professionale. Oramai le tecnologie che cambiano in un modo, come dire, fulmineo, stanno rendendo questi smartphone sempre più performanti e i nuovissimi modelli riescono a fare delle cose pazzesche, anche in termini di montaggio video, di animazioni, eccetera, eccetera, e questo facilita molto il lavoro, insomma, sicuramente di chi deve comunicare con le immagini. Tuttavia, anche utilizzando degli strumenti semplificati, come insomma, delle telecamere digitali, delle schedine digitali e degli smartphone, è bene sapere la base, bene sapere diciamo, le regole dell'immagine per evitare di fare errori, perché gli errori si vedono. Anche lì, ripeto, non per nozionismo, ma perché dietro una bella comunicazione, dietro delle immagini che funzionano, dietro una bella storia, ci sono delle regole che magari chi guarda un film, un'immagine, anche una fotografia, non conosce, non se ne rende conto, ma l'occhio umano e la mente umana che poi elabora le immagini riconosce la bellezza e di determinate informazioni in base a determinate regole, proprio come funziona, insomma, l'occhio umano, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sapere come fare una messa in scena, come sapere come appunto utilizzare un cellulare o una telecamera, fare i settings iniziali piuttosto che regolare quei due o tre parametri che ci permette di avere delle immagini decenti e poi soprattutto mettere insieme queste immagini in modo di che si possa raccontare su una storia, che possa essere una piccola pillola di cronaca piuttosto che una cosa più complessa, un documentario, un servizio per il telegiornale, questa è una cosa insomma che cercherò nei limiti del possibile di insegnarvi. Mi metterò anche a disposizione per diciamo, correggere o guidarvi qualora appunto, e lo raccomando sinceramente, vogliate provare a fare qualcosa. Quindi mandandomi poi, insomma, magari forse meglio prima del corso, nel caso metterò a disposizione delle video dispense, insomma, nelle settimane precedenti che potete, insomma, seguire vedere. E poi andando verso la fine della mia presentazione, insomma, vorrei stare sotto i 20 minuti, come accennava il professor Corte, per diciamo i più volenterosi metterò a disposizione la possibilità di venire a Bruxelles fisicamente per un periodo di 3 mesi minimo e di accompagnarci insomma nelle nostre attività giornalistiche di produzione audiovisiva per mettere in pratica poi quello che a livello teorico verrà insegnato in quest'ora di corso e per fare un'esperienza diretta di quello che è le istituzioni europee e Bruxelles in generale, sapere anche un attimino vedere di persona quali sono le opportunità lavorative che ci sono qui. Una cosa ve la devo dire, attenzione che diciamo do questa opportunità da oramai 3-4 annetti, poi mi sbaglio sempre quando cerco di contare il tempo che mi sfugge, però sì, saranno almeno 3-4 annetti, che ancora non c'era il Covid, quindi quando abbiamo iniziato, devo dirvi che tutti e tutte le persone che sono venute a Bruxelles per fare un'esperienza di questo tipo hanno cercato di non tornarsene. Chi per un motivo, chi per l'altro, insomma, poi qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno non ce l'ha fatta, qualcuno poi magari ha fatto una scelta personale, però insomma, quasi tutti hanno cercato poi di trovare la propria strada a Bruxelles, chi del giornalismo, chi della comunicazione, chi della politica, eccetera, 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 per tutta una serie di motivi. Non vorrei dilungarmi oltre. Se Alessio, ti chiedo questa cosa, anticipando magari qualche domanda, se ci sono dei requisiti minimi per lo stage. Allora, sì, ci sono
ci sono quattro requisiti che dico sempre. Uno, ripensando a quello che dicevamo all'inizio di questa presentazione, una conoscenza impeccabile, perfetta, immacolata della lingua italiana. Nel senso, possiamo insegnarvi a affinare lo stile giornalistico, avere una scrittura più concisa, più giornalistica, insomma, più asciutta, più efficace, però non possiamo correggere errori di ortografia o di sintassi, perché no. questo assolutamente no. Per quanto riguarda l'inglese non c'è problema, cioè l'inglese basta capirlo un po', poi si affina stando qua. In ogni caso, quasi totalità della nostra produzione finale è in lingua italiana, quindi insomma non è un problema, però la lingua italiana sì, questo è un requisito onestamente che devo assolutamente sottolineare. Il secondo requisito è quello di non avere possibilmente altre cose per la testa, nel senso 3 mesi non è veramente nulla, insomma, è un periodo che passa in modo molto veloce e il nostro ritmo lavorativo è molto serrato e lo è serrato da anni, perché le emergenze, guardate, sono le 9 di sera, dobbiamo ancora finire di lavorare. Le emergenze sono tante, le crisi anche, c'è da seguire 1000 cose allo stesso tempo e diciamo chi fa un'esperienza di stage deve essere, siamo una squadretta, siamo in 4-5, deve essere parte del team, non una zavorra, quindi insomma se poi ci rendiamo conto che una persona c'ha 1000 altre cose, una tesi da fare, un corso di tango eccetera eccetera, non ne veniamo più fuori. Terzo requisito, disposizione, come dire, visto che non si tratta di esperienza dove si fanno fotocopie, cose, caffè eccetera eccetera, è come dire una cosa insomma vera, come dire un'attività vera, lavoro vero, ovviamente con la licenza di sbagliare, di imparare eccetera eccetera, però insomma essere belli motivati, quindi insomma carichi, voglio imparare, voglio darci dentro, voglio tirare fuori il massimo di questi 3 mesi, quindi insomma, e diciamo beh, noi non siamo Montanelli, non siamo delle persone, io sono quello più anziano alla fine, cioè i miei colleghi hanno tutti meno di 30 anni, però tutti noi abbiamo un pochino più di esperienza e quindi è bene insomma cercare di seguire il tracciato, ecco, poi si parla, si discute di tutto, si può non essere d'accordo su certe cose, però se ci sono 5 minuti per fare una cosa e io o una mia collega dice facciamo così, deve essere fatto, perché se no impazziamo. Ultimissimo requisito proprio tecnico, tutto il materiale è messo a disposizione da noi, l'unica cosa che però serve è un computer, un portatile che possibilmente non sia dell'anteguerra, se no col programma di montaggio, purtroppo ci è capitato, non riusciamo a lavorare. Tutto il resto è noia. Grazie Alessio, mi permetto di dire che sono gli stessi requisiti per fare lo stage con Corte, no. Soprattutto il primo. Sì. No, perché è fondamentale. Chiaro. Benissimo, lascio un attimo di spazio per eventuali domande, poi do le ultime informazioni e chiudiamo. Domande o curiosità, poi posso anche magari mettere a disposizione la mia mail se per qualcuno insomma avesse avrei dovuto chiedere o eccetera eccetera. Quindi, insomma, posso chiedere appunto una cosa? Prego Francesca. No, siccome appunto sono molto interessata a questo tirocinio, però appunto le domande magari sono tante, ora non mi vengono proprio, volevo chiedere se appunto potessi contattarla tramite mail eventualmente per avere dei chiarimenti, ecco, su alcune curiosità su questo tirocinio. Sì, certo. No, guarda, come dicevo, magari posso anche scriverla in chat, oppure se Cristina preferisce fare in qualche altro modo, metto a disposizione la mia mail, magari non vi risponderò subito, però appena posso okay. Si può fare. Quello che faccio di solito è, dopo le prime risposte, eccetera, eccetera, fissare un piccolo colloquio telefonico dove si può un attimino, come dire, approfondire, che ne so, la motivazione, piuttosto che vedere quali sono i periodi, i tecnicismi, insomma, per fare questa cosa, che c'è una piccola lista d'attesa, c'è, nel senso io riscontro un certo interesse, quindi non è una cosa che si può fare nell'immediato, poi comunque bisogna venire a Bruxelles, bisogna fare i documenti, insomma
gli accrediti e le soluzioni, quindi ci vuole un po' di tempo. Ecco. Certo, ok, grazie mille. Sicuramente comunque la mail non c'è problema. Per... Va bene, grazie mille. Eliana, hai domande? No. Allora, io lascio il contatto mail del Centro Studi Interculturali, che è centro.interculturale@ateneo.univr.it, a cui potete scriverci anche per ricevere il modulo per l'iscrizione a questo seminario sui mass media. Francesca, ti invito comunque a mandarci una mail in modo tale che ti possiamo mettere in contatto con Alessio Pisanò. Io vi ringrazio per essere stati qui e state qui e ringrazio i nostri relatori e docenti del seminario specialistico. Vi do l'appuntamento a martedì 3 con il seminario, con l'appuntamento di presentazione del seminario Imprese e Relazioni Internazionali col professor Federico Perali e con il dottor Luciano Garagna. Cristina, avevi domande? Sì? No? Ok. Benissimo, buona serata a tutti e tutte, grazie.